Poltronissima alla Grande, Teatro Gioiello di Torino. Noi siamo in compagnia di uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Bravo. Però c'è anche una donna che questa crisi di nervi non la porterà alla grande. Tutto il cast, benvenuti! Benvenuti! No, alla grande. Federico, incominciamo da te, insomma. Qua cosa compiamo? 25 anni questo spettacolo? Beh sì, lo spettacolo compie 25. No, tu no, ovviamente. No, no, io un pochino di più, 41. Sì. 41 portati benissimo, tra l'altro. Bravo, lo spettacolo sì. È stato scritto da Rosario Galli ed Alessandro Capone oltre 25 anni fa. È un successo che prosegue da tantissimi anni. Hanno deciso di affidarci, Rosario nello specifico, questa edizione speciale. Allora abbiamo fatto questa carovana di amici straordinari con i quali succede di tutto fuori dal palco per non dire quello che succede sul palco. Comunque è una cosa molto bella. Uomini su loro, una crisi di nervi e la storia di Andrea Garli vi dirà qualcosa in più. Oh, che bello, Andrea, che bello, ti ritroviamo, ti avevamo lasciato nell'esorcista che non eri ci ritroviamo in una cosa leggermente più leggera, un pochino, no? Da fare. Allora, questa è una storia di quattro amici che si trovano da tanti anni a casa di Pino per giocare il loro poker. Nella realtà, come tutte le partite a poker tra amici, non è altro che poi anche un punto di ritrovo, di sfogo, di tutte le cose personali, tutti i nostri racconti. E questa serata è esattamente come tutte le serate di lunedì. E quindi ci sono gli sfoghi, c'è insomma chi arriva con problematiche lasciate a casa, c'è chi arriva qui invece con... La storia dell'esorcista però secondo me sì, bravo. Prima che hai messo... Ma infatti... Gira la testa, io non sono lei. No, no. Allora io esorcizzo, io a un certo punto esorcizzo Federico e gli tolgo il demone abruzzese, che è una cosa difficilissimo da togliere. Anche il nostro regista conosce molto bene. Nella realtà questa serata, come spesso capita a casa di Pino, va un po' a puttana. Si può dire, si può. Perché a puttana? No, no, è l'unica persona seria. Diciamo che va un po' male. Allora Pino fa un'offerta di chiamare una signorina che ci può chiamare una signorina che può allietare questa serata, e la signorina è la signorina Valentina Orta. Ah, che bello, eccola qua, la nostra Valentina. Vai Mazzone, eccola. Te la lascio tutta io per svelarvi quella che è l'atmosfera di questo lavoro serio, perché il teatro è serio, no? Vi direi di andare a vedere il social di Federico Perrotta di questo momento, dove c'è una foto explicit content. Vede, ma come sarebbe? Dai, tanto cercala un po'. Assolutamente vietata a tutti, perché è inguardabile, praticamente è inguardabile. Vediamo se la possiamo far vedere. Diciamo, sì, facciamo che vedere anche al nostro camera. Dai, parodia, intanto, ma intanto. La facciamo vedere, arrivo. Non è in diretta, vero? Eccolo qua. Stamattina a Firenze. Ah, è vero, l'ho vista. Un artistico. Questa, oppure diciamo, detto, è l'attenzione. Italiani, però ero dalla parte sbagliata. Non so, dalla parte sbagliata era nudo. Bellissimo. È un nudo artistico, Valentina. Un artistico manco tanto. Però diciamo che a me sta a tenere le fila drammatiche e drammaturgiche di questo spettacolo, quindi pensa un po' che livello. Però a parte questo, no, lo spettacolo è veramente una giostra collaudata, perché sono 25 anni che tutto gira, viene di volta in volta giù il teatro, e noi speriamo quest'oggi di conquistare anche il pubblico del Teatro Gioiello, che insomma, certo, ci teniamo tantissimo. Però con quest'oggi la parola quest'oggi mi piace. Sì, è vero, quest'oggi è bellissimo. 1936, non si dice. Pantica, hanno detto quest'oggi pantica. Quando è atterrata la navicella sulla Luna, hanno detto quest'oggi. Non lo so, ma pensa che pure mio marito sto ceffo, ma lo cacciamo dalla compagnia per cortesia. Lo stesso giorno hanno detto vieppiù, che è la stessa cosa che dice Pino. Sono messa nel clima io, capito? Brava. Comunque ho fatto un giro nel mercatino qua davanti ed è una favola. È quello della crocetta, fantastico, bello, molto, molto. Sarà interessato. Interessantissimo. Proseguiamo. Vabbè. Ferdinando Smaldone, che devo dire? In questo quartetto, Ferdinando. Questo è il quartetto. Allora, una cosa, non mi chiamate Vincenzo.
No, mai. Perché come diceva Andrea, ognuno di noi mette in campo le proprie frustrazioni settimanali, familiari, domestiche, lavorative, e soprattutto il fatto che non si chiamano sempre, non si trova tempo. Sta diventando, scusa Samuele, sta diventando tutto a un tratto una trasmissione di Paolo Del Debbio con i problemi italiani. A lei che cosa è successo? Dica. Alla D'Urso tirano queste storie, noi ci proviamo, quindi ci proviamo anche noi, facciamo piangere, abbiamo un sacco di problemi, dateci una mano, pure i soldi sono finti, guardate, sono anche finti. Meno male che c'è Pino, ecco, meno male perché sono l'unico a dare una svolta alla serata, modestamente, è l'unico che chiama sono io. Vabbè, io chiamo bluff. Però sono l'unico a chiamare, non lo so. Allora, il mio compito in scena è ridere. Io rido in scena per colpa sua, perché lui ogni tanto mi inventa qualcosa. Lui. Io non rido. Lui rompe tutto. È una cosa incredibile. Si presenta con una scazzetta. La scazzetta a Napoli è un cappellino strano. Proprio ha passato così. Fa la faccia da cicciobello. Ecco, quindi il mio compito è questo. Io rido, purtroppo, cioè, non tanto. Ride però dorme. Ma come dorme, Fede? Allora sulla scena, no, assolutamente no. Sulla scena. Perché lui mi prende in giro, perché io durante il viaggio torno. Sono il più grande. Io mi riposo e poi do il meglio di me sulla scena. Il meglio. Il peggio. No, Fede, chi è più indisciplinato? Dici un po'. Chi è più indisciplinato? Lui! Lui, assolutamente! Sono allora, una cosa tremenda. Io mi ci impegno pure. A volte, scusate, con mia moglie, no, faccio di tutto, ok, adesso lo faccio bene. Ora mi impegno. Ce la faccio per me, ecco, stare sul palco è sempre divertirmi, improvvisare. Per lui è una cosa così. Sì, la guarda. A un certo punto. Questo è il copione. Quante pagine sono? Non lo so. No, è vero, questa è una cosa. Però avete capito il clima nel quale noi bellissimo cerchiamo clima di andare in scena, e vi posso garantire che ogni sera è una scoperta. E quindi per anche tutti, oggi ci dicono oggi che tutto esaurito. Poi seguiteci, perché comunque la tournée prosegue. E poi questi mattacchioni di Poltronissima sono molto attivi sul teatro, ed è una cosa bellissima, perché trovare gente così innamorata. No, è una grandissima gioia. Grazie a voi, sempre, davvero. No. Tutti dovrebbero venire a teatro, sì. Tutti quanti. Fare l'intervista con loro due, perché è simpaticissimo. No, loro sono. Ma è così. Poi Torino è una città splendida, veramente allegra, fantastica. Oggi la gente era un po' nervosa fuori, ho visto gente nervosa. Ma col Black Friday. Black Friday. Perché è Saturday Friday. Sì, sì, infatti ci siamo detti con Andrea. Ma perché i negozi hanno ancora la scritta Black Friday se è Saturday? È impossibile. Perché noi a Torino siamo oltre. Ah, vabbè, quindi infatti ho visto con che un giorno adesso di ritardo, no, con il fuso siamo forse un po' lenti. No, è che adesso è diventata la settimana del Friday, esatto. Black Week è diventata adesso. Vabbè, spendete anche per il teatro, sempre sono soldi ben spesi. In questo caso, adesso diciamo la verità, insomma, hai visto L'Esorcista, sicuramente era un'altra cosa. Qui veramente vieni per divertirti e passare quasi due ore a vedere una storia molto divertente. E nel divertimento c'è sempre questo risvolto un po' amarognolo, come fa riflettere. Ecco, c'è qualcosa che un po' ti porta a riflettere. Quindi, secondo me, è una bella cosa da vedere. Siamo felicissimi, assolutamente, con quello che accade. Sì. Ci piace. Valentina, ancora una cosa, ma insomma, Ulla, chi è il più temibile di questi? A parte tuo marito, lascia stare. Sì, ma chi è il più temibile? Ma devo dire che sono quattro mattacchioni, ognuno a modo suo arricchisce lo spettacolo, ti sorprende. La cosa bella che stiamo evidenziando proprio in questa parte della tournée è che siamo una squadra. Fantastico. E se si è una squadra, sul palco si vince, non ci sono prime donne, non esistono. Quando...
quando succede altrimenti c'è una frizione sulla scena che non trasmette empatia, cioè non arriva al pubblico. Noi ci divertiamo tantissimo e quindi speriamo, insomma, di regalare agli amici una serata divertente almeno quanto la nostra di quello che stiamo vivendo sul palco. Sì, e poi insomma basta guardarvi negli occhi, ci emozionate veramente dentro già adesso, figuriamoci stasera invece con il vostro spettacolo fantastico. Quindi una cagata di quelle. Ma non è possibile. Ma come? Una storia poco. Ma no, no, ma perché? Beh, perché devo dare il senso, ragazzi. Poi c'è Samuele, lo sai, da noi quando dice come è stata quella trasmissione, quel film? No. No. È stupendo. Ma poi che succede? Questo incontro lo rifacciamo, questa intervista, perché poi arriva il dottor Insegno. Già. Quindi, no, perché quello si offende, capito? Assolutamente. Noi, grazie, tra l'altro, questo spettacolo va in scena grazie a Pino Insegno. Noi dobbiamo dire grazie al maestro Insegno. Infatti. E anche al piccolo grande Claudio Insegno. Sì. E anche all'assistente di Claudio Insegno, Bart Insegno. Bart Insegno, grazie. Come dà le note di regia lui. Nessuno, e poi riusciamo a capirci le notti di regia. Comunque è un piacere, signori, da poltronissima, da uomini sull'orlo di una crisi di nervi. È tutto. Grazie. Qua rimane solo da ridere e divertirsi con voi questa sera e per tutta la vostra tournée. Assolutamente dovete esserci, dovete venire a teatro. Grazie, amici. Grazie. Di cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.